Ciao a tutti e benvenuti su Fly Robby Fly Models, è il Robby che vi parla, ancora una volta per una recensione, questa volta della Ferrari F2002 di Rubens Barrichello, appunto del 2002. In pratica si tratta della collezione Ferrari Formula 1 Collection, il numero 27. Bene, come sapete io darò dei voti alla fine, sia al package, al fascicolo, alla teca e al modello. Prima però di iniziare vi chiedo di mettere un like sotto a questo video se vi sarà piaciuto, di iscrivervi al mio canale e di pigiare sulla campanella, così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. Ora do un'occhiata al package, che mi sembra sistemato abbastanza bene. Io direi proprio, va bene, ok. A questo punto non faccio altro che aprirlo, e aprire la confezione, e poi andremo ad analizzare nel dettaglio sia il fascicolo che il modello. Bene, ho spacchettato il tutto, come vedete la disposizione è la solita, lì fuori che il fascicolo questa volta è a destra e il modello è a sinistra, mentre qua abbiamo il casco di Barrichello, ma vabbè. Ora prendiamo il modello, lo mettiamo da una parte e andiamo a vedere cosa ci dice il fascicolo. Come dicevo prima, è l'uscita numero 27, la Ferrari di Rubens Barrichello del 2002, la F2002 per l'appunto, giusto per non ripetersi. In prima pagina nella seconda pagina troviamo l'occhiello che ci rimanda alla prossima puntata, al prossimo fascicolo, che sarà la Ferrari 512 F1 di John Surtees del 1965. E poi il fascicolo, come al solito, sono quattro paginette. Il fascicolo, come al solito, descrive prima di tutto il pilota, come vedete, lo vediamo in varie foto insieme con Schumacher, che quell'anno vinse il mondiale di Formula 1, appunto. E alla fine, tra l'altro, questi fascicoli sono abbastanza inutili, perché non c'è tanto. Almeno mettessero nel paginone centrale un bel esploso, cioè uno spaccato a tutta pagina della macchina, sarebbe già qualcosina, ma non mettono neanche quello, vabbè, pazienza. Qui alla fine c'è una brevissima descrizione del procedimento di produzione di questa macchina, chi l'ha progettata, insomma, in quattro parole, e in fondo troviamo la scheda tecnica della stessa, della F2002. Aveva un motore 3000 di cilindrata, 10 cilindri, 835 cavalli a 17.800 giri al minuto di regime, benissimo. Ok, mettiamo via tutto ed andiamo a prendere il modello. Eccolo qua, lo spacchettiamo, lo tiriamo fuori, il modello è qui, mettiamo via il cartone e diamo un'occhiata veloce dall'esterno della teca. Innanzitutto la teca non ha il puntino centrale, quindi questo le assicura un punteggio alto. Poi è abbastanza trasparente e il modello sembra fatto abbastanza bene. Ve lo metto a favore di camera, come potete vedere, spero che vada a fuoco. Ecco qua, questo qui è la zona posteriore, e ritorniamo sul lato destro. Adesso togliamo la custodia, eccola qua, e lo guardiamo un po' più da vicino, in modo da poter valutare come è stato fatto. Troviamo nella parte anteriore troviamo l'alettone con tutti i vari sponsor. Proseguendo troviamo il musetto, vedete che era un musetto alzato con l'alettone appeso, si vede benissimo. E con i vari sponsor, Shell, Fiat, lo scudetto Ferrari, eccetera eccetera. Poi le sospensioni anteriori, dove si vede molto bene, credo, il braccetto, che è quello, il braccetto obliquo della sospensione Pushrod, benissimo.
e si vedono molto bene anche il tubo di Pitot, ve lo sto indicando adesso, spero di metterlo a fuoco, eccolo lì, e le due antenne radio che servivano appunto per le comunicazioni con i box. L'abitacolo è molto carino perché ci sono, non è particolareggiatissimo, però ci sono, si vedono benissimo le cinture di sicurezza rosse appoggiate sul sedile, si vede perfettamente il volante e dietro all'altezza del roll bar e dell'airbox, dell'entrata dell'airbox, c'è la sede della telecamera. Benissimo. Proseguendo verso la zona posteriore troviamo le due alette di rinforzo per il raddrizzamento dei flussi che arrivano all'alettone. Troviamo i tubi di scarico delle due bancate da 5 cilindri del motore, che sono quella e quella. Poi troviamo tutto il complesso delle sospensioni posteriori, vedete i triangoli posteriori, con il semiasse e l'attacco dell'alettone. Infine andiamo a vedere la zona posteriore, la rimetto di nuovo, vedete, si vedono perfettamente. Ai ai ai, abbiamo combinato un disastro. Ora recuperiamo, si vede perfettamente il fondo aerodinamico, i due tubi di Venturi che scaricano aria nel posteriore, vedete? E praticamente i grossi pneumatici posteriori con tutta la scolpitura classica di questi pneumatici di allora. Vorrei mettere in risalto, a proposito di pneumatici, che si vede perfettamente il cerchione, vedete con l'attacco centrale rosso, e tutta la raggiera del cerchione in lega leggera e la marca del pneumatico Bridgestone, eccolo lì. Sono riportati benissimo anche gli sponsor nella fiancata dell'alettone posteriore. Lì si leggono perfettamente, come vedete, e praticamente la macchina è tutta qui. In pratica ve la faccio vedere ancora un pochino in varie. È bellissimo questo particolare dei deviatori anteriori, qui davanti alle bocche d'entrata dell'aria dei radiatori, c'è quella parte seghettata che serviva appunto per creare dei vortici controllati nella zona inferiore. Benissimo, a questo punto considero chiuso questa recensione. Vi ricordo di mettere un like sotto questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale, di pigiare sulla campanella così avrete mie notizie ogni volta che farò una di queste cose. E prima di chiudere definitivamente salutarvi, do i voti a questa uscita, e per il package 9, per il fascicolo è 8, perché era messo bene, ma era un pochino così, e poi non è completo, non considero dei fascicoli molto validi proprio sotto il profilo tecnico, quindi 8 al fascicolo, la teca 9 perché era fatta molto bene, il modello è fatto benissimo, quindi 9 pure al modello, quindi abbiamo 9, 8, 9, 9. Alla fine vedrete la solita tabella di riassuntiva, così avrete idea del mio punteggio riguardo a questa uscita. Ok, a questo punto io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!